Il programma è realizzato in collaborazione con Hot Form. Siamo pronti per cominciare. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Bentrovati a Due Chiacchiere in Cucina. Mi stai prendendo in giro? Mi sta prendendo in giro. Lo no, sapevo. Sto imparando il mestiere. In cosa? Cioè, tu mi aiuti in cucina e io imparo a presentare. A dirigere il traffico, più che altro. Qualcuno mi regalerà una paletta prima o poi e riusciremo a dirigere anche il traffico. Serena Codognola, Scemorandi. Feltrin Leonardo, buongiorno. In arte Leonardo. Feltrin, mi sei impastata la lingua. Serena, non cambia niente. Allora, però, bentornati. Grazie di seguirci tutti i giorni, di ascoltare i nostri consigli e di sedervi lì e farvi due risate con noi. Oh, che bello, questo era il messaggio motivatore. Comunque io in realtà un titolo ce l'ho, sì. Perché c'ho sono il Morandi's sous chef. Oh, ok. Il Morandino, sì, dai, Morandi una Morandino. Una nuova pietanza di un ristorante giapponese, il Morandi's che ha già fallito. Sushi chef. Praticamente successo non c'è. Allora, ovviamente anche oggi cucineremo due ricette, prepareremo due ricette. Assolutamente, proposte sì. Da te, cara Scemorandi. Come da programma. E soprattutto, non le sapremo. Viaggeremo oggi? Un pochino nel tempo. Andremo indietro nel tempo. Quindi cose già pronte e vecchie? No, non come quelle che hai tu in freezer. Che più o meno è quello. Viaggeremo nel tempo e poi faremo un comfort food ma rivisitato alla Scemorandi. Alla Scemorandi, quindi come al solito non ci vuole dire assolutamente niente, niente. Ci vuole lasciare in sospeso. Allora facciamo così, beviamoci un po' di acqua buona. Prepariamoci a queste sorprese. Grazie, caro. Che in serbo per noi. E ovviamente tra pochissimo comincerà la puntata di Due Chiacchiere in Cucina. Poca pubblicità per voi, mi raccomando, rimanete con noi. Cin. Siamo pronti per cominciare la prima ricetta di oggi e ovviamente la ricetta avrà un nome un po' particolare, d'altra parte abbiamo Scemorandi in cucina, quindi questo ce lo potevamo aspettare, però secondo me poi si chiarirà la situazione, sì. O no? Sì, lo spiegherò, ho detto che andremo indietro nel tempo e quindi... E quindi in principio noci, tahini, azzimo... Se qualcuno ha capito qualcosa, ok, ce lo faccia sapere, perché noi no. Allora, tranne Scemorandi. Allora, cara Scemorandi, andiamo a dare gli ingredienti che servono per preparare questa ricetta partendo dalla crema di noci. Ci sarà ovviamente una crema di noci e il pane azzimo da preparare. Allora, per la crema di noci, 200 g di noci, un cucchiaino di cumino in polvere, succo di un limone, 2 cucchiai di tahini, prezzemolo fresco, acqua e sale. Mentre per il pane azzimo useremo 250 g di farina integrale, 110 ml di acqua, olio extravergine di oliva, sale e origano. Questi sono adesso gli ingredienti, adesso cerchiamo di capire. Pace, in principio c'era un pane senza lievito, è vero. Che è il pane azzimo. C'era anche questo hummus che era caratterizzato dalla salsa tahini, che è una delle ricette più antiche. Quindi, e le noci, insomma, comunque è un frutto che esiste da moltissimo tempo. Che bello, posso rifare il titolo? Sì. Ok? Hummus. Di hummus con pane azzimo e noci. Allora, io inviterei un bravissimo sous chef, chiamato per l'occasione, molto incapace a ridare i titoli, ma molto bravo a farmi da spalla. Ecco. Signori e signore, Leonardo Feltrin. Grazie.
Allora, Leonardo, tesoro, sì, vieni qua, tesoro, ecco. Vieni qua. Adesso fai guarda, una cosa che hai già fatto e hai già nelle tue skill. Fammi lavare le mani. Puoi tagliare a metà il limone e spremerlo. Sempre quello mi fai fare. Cioè, io insomma, non provi... si parte sempre da un fondamentale che si è imparato. Ho capito, imparato. Ma non 12 volte. Mentre cioè... io vado a preparare l'impasto del pane azzimo. Sì. Quindi okay, vado a prendere la farina. Perché c'è questa cosa tipo da... da Piero Angela. Infatti, tipo da documentario. Sì, perché sembra un po' così. Allora, vado. Perché sei rimasta nei tempi antichi, dici. Sì, ecco. Ma parla per te. Ok, allora, andiamo a mescolare. Aspetta che qui abbiamo in sovraimpressione. Allora, se andiamo a mescolare la noci. Farina. No, no, lasciale. Sono delle compagne di viaggio. Le sposto e dopo le riprenderemo. Vabbè, quando tanto. Ok, un po' indisciplinato, però vabbè, dai ragazzi. Allora, andiamo ad unire un pochino l'acqua nel nostro impasto. Insomma, dobbiamo creare un impasto. Questo è un pane che rimane un po' anche insipido. Ah, insipido, quindi un qualcosa di buonissimo vi stiamo consigliando. Ma noi cosa oggi? Facciamo? Andiamo intanto ad utilizzare una farina integrale che ha una dolcezza naturale propria. Ok. Avendo anche la fibra vi aiuta a spezzare e ad allungare un pochino la digestione e riesce a dare un pochino più di sapore. Adesso cerchiamo di vedere se l'impasto si crea, altrimenti, visto che la farina è integrale, che poi io ho messo una quantità di acqua relativa, nel senso che poi dipende anche dalla farina integrale che acquistate, di che mulino l'acquistate. In questo caso la farina integrale è come una spugna, quindi mi servirebbe per cortesia un goccino di acqua in più. Sì, va bene. Grazie. Questo grazie. Silenzio. Allora, mentre tu puoi procedere... Mi sembrava di essere presente, fate entrare la busta, fate uscire le cose. Puoi procedere prendendo il frullatore che ho predisposto. Sì? No, ma scusa, no, io non è che sto a fare un corso di cucina. Vieni allora, qua, dimmi. Vieni qua, sì. Puoi inserire il cumino e sminuzzarlo un pochino con il frullatore. Che è questo? Sì. Ok. Tra l'altro cumino è una spezia antichissima. In principio era in principio il cumino, tra no? l'altro molto usata dagli antichi greci e molto... E non parlare quando frulli, parlo io. Va bene così? Va bene, va bene. Adesso ti puoi fermare un attimo, spiegare, sì. Proprio devo... Poverino Leo, cioè c'ha una pazienza ragazzi. Allora Leo, io continuo ad impastare, tu puoi spiegare. Tu continui ad cumino. Impastare, no, io volevo, lo rimetto qua, lo rimetto qua. Sì. Allora, dopo aver frullato poi devi il cumino, frullare tutto il resto, noci, okay. Prezzemolo, allora, però intanto puoi fermarti un attimo. Sì, allora, la cosa molto interessante del cumino è che ovviamente spezia antichissima, spezia coltivata in Siria e poi molto usata dagli antichi greci, ma poi tanto usata anche da tutte le popolazioni successive. Perché? Perché ha dei principi molto, diciamo così, efficaci per quanto riguarda la digestione. Viene usata anche con i bambini per evitare le bolle gassose. Si voglio vedere a darglielo ai bambini. No, nel senso, ma me, comunque in sì. qualche modo. Ma per esempio se ne ricava anche l'acqua di cumino. L'acqua di cumino, praticamente i semi water di cumino. Water of cumin. Sì. Comunque abbiamo l'impasto. Vai, vai. La cosiddetta acqua di cumino, praticamente, quando il cumino, i semi di cumino vengono messi a bagno, in ammollo, nell'acqua, praticamente sprigionano una specie di gel. E questo fa benissimo, quindi sono tutta come una serie tutti di cose. Come tutti comunque i semi oleaginosi hanno questa proprietà di far uscire questa mucillagine, si dice, sì. naturale, che appunto ha un grandissime proprietà. Te la puoi anche fare una maschera, no, di ma per esempio la digestione, allora, l'aria nello stomaco. Vado avanti qua, un po' serve. Rapida. Vai, io cosa devo fare? L'impasto in tre, tu inserisci le noci. Le noci, guarda, puoi misurarne più o meno una tazza così. Perfetto. Guarda, tu hai la tua linea di qua, io mi metto di qua. Mi servirebbe un po' di farina, me la prendo. Beh, perché direi. Non posso pretendere non posso pretendere troppo da te, giustamente. Allora, questi sono 200 grammi di noci che mettiamo qua. Quindi metterò, sere, sì. allora metterò le noci, poi... Ma il matterello? Ecco. Matterello, passami il matterello. Allora, attenzione. Mi è venuta la rosite, però è impastando. Fammi riprendere. Allora, sì. noci, il cumino. Sì. Bene, mettiamo. Let's go. Poi il prezzemolo. Il prezzemolo. Questa è mia.
La tahina o tahini, lo sai che cos'è? Sono semi di sesamo frullati, lavorati, si fanno qua. Benissimo anche questi, chiaramente. Dammi un attimo un cucchiaino che sì? Riesco a... E tutto questo va frullato insieme e si crea proprio la salsa che dicevamo prima, praticamente. Allora, no? Questo mattarello scivola un po', ma... Sì, però mettine un po' alla volta che non sia troppo, Quindi così, pricco pricco. Sì, e frulla il tutto. Ok. Adesso vediamo, perché io vi prendo sempre in giro. E infatti, mo te voglio vedere. Ce l'ho fatta. Dagli una... Fantastico! Allora, abbiamo la prova che in cucina nulla è perfetto, ma importante è salvarlo. Ecco, vedi, basta coprire i danni. Ci siamo. No, perché della regia? Ma voglio dire, non era previsto questa cosa. Non inquadrate quella cosa lì che fa anche un po'... Aggiungo un po' di limone, vero? E un po' di acqua ci vuole, okay. Per renderlo più cremoso. Cioè, non era prevista questa puntata. Io ve lo dico, dove siete. Non era previsto il mio apprendistato così. Vado, ecco. D'accordo. In realtà io, Marco e Claudia abbiamo pensato. Oggi doveva essere il. Senti, ne aggiungo ancora un po'. Ancora un immagino, pochina di per acqua. Renderla cremosa. Stai tranquillo, stai sereno. Vai. Perfetto. Regia, mi raccomando, inquadra solo quello che si può vedere. Ecco qua. Ok, vado avanti. Allora, io ho tirato il pane azzimo. Più è sottile. Più è sottile e meglio è. Adesso vado, com'è? Vedi che sta già venendo? Puoi aggiungere ancora un po' di acqua. Non limone, perché ne ho messo proprio poco limone. Sì, metti un pochino di limone. Andiamo a mettere il nostro pane azzimo in forno, così, sulla piastra. E qui, dicevo, non si può parlare, ragazzi. Allora, dicevo che il pane è un pochino leggerino. Ok, ci vado a mettere un granello di sale e un granello di pepe. Guardate, un applauso a Leo. Che pensate una che frullatore... crema di noci fantastica. Pensate che il frullatore l'ho proprio girato. Allora io l'assaggio. Tu assaggia, io intanto cerco. Manca di... Manca un po' di sale, sì? Ma il gusto è molto buono, complimenti. Grazie, mi fa molto complimenti piacere. Complimenti alla tua ricetta. Ok. Vai, allora sala tu e ovviamente si serve. Abbiamo le varie preriscaldato cose. Il forno alla massima potenza. Sai, okay. Che se vuoi spingere un po', mettere un pochino di ancora di succo di limone, non è che proprio andrebbe male. Basta, basta. Quindi praticamente questo era un limone grande, sì. Ok? Quindi abbiamo il. Ne abbiamo tenuto un po' in realtà di limone, come vedete, non l'abbiamo usato tutto. Dosata insieme il 28, all'acqua. Il numero 28 ti dice qualcosa? Ho fatto un 28. Sono magari i miei per anni. La cabala. Sono giusto, i miei anni. Anche i miei. Andiamo ad infornare in forno per 10 minuti. E ricordate di girarlo a metà cottura e di aggiungere l'origano. Ecco, senti Sere, però se vai avanti così sembra un film western, un programma di cucina. Allora, no, abbiamo fatto un po' di pasticcio. Mettiamo a posto questo, dai. A mettere questo, guarda, facciamo così. Allora, giusto per riassumere un attimo quello che abbiamo fatto, quindi 200 grammi di noci, là il cumino in polvere che abbiamo... Ancora più, noi eravamo insieme quindi abbiamo anche un po' pestato, il succo di limone, la salsa tahini e il prezzemolo e un po' di sale messo alla fine. Quindi tutto questo è stato frullato, vedete che è la salsa che abbiamo pronta. E poi tu invece hai impastato con la farina, l'acqua, e creato, si può dire, delle pite, si può dire più o meno, delle pagnotte, ecco, insomma, di pane. A casa mia in Veneto le pite io è un'altra roba. Effettivamente sono degli animali da cortile, giusto per sapere. Allora, andiamo a sistemare la nostra, questa crema di noci. Allora, non abbiamo aggiunto olio extravergine di oliva, perché queste noci che sono... trattate al naturale,
quindi possono essere utilizzate, frullate, possono sprigionare tutti gli omega 3 che contengono, ma soprattutto non si ossidano. Okay. E quindi non sanno di rancido. Questa è una crema che comunque durerà nel tempo. Quindi tu dici, insomma, in base anche all'ingrediente che si sceglie, la materia prima ottima è sempre fonte di garanzia, anche se cucina Leo, ecco, okay, diciamo. Non lo c'entro io. No, in questo caso dici, se è il caso, si aggiunge un filino d'olio extravergine di oliva. No, non è il caso. Okay. Beh, certo, se non avete queste noci, sì, insomma, o comunque una materia prima buona, però qui ricordate che ci sono un sacco di grassi buoni. Allora, ripetiamo una cosa fondamentale, la cottura in forno e anche il tempo di cottura. Preriscaldate il forno a 240 gradi o comunque a manetta, sì, al massimo, ventilato per 10 minuti. Ma ricordate, a metà girate il vostro pane. Perfetto. E arricchitelo, okay. Sì, grazie. Con l'origano. Perfetto, adesso noi andiamo a sentire i consigli per la corretta alimentazione della dottoressa Marconi e poi torniamo qui a finire la ricetta, se ce la facciamo. Ritorniamo a parlare di un'alimentazione più salutare, di una corretta, comunque diciamo così, poi corretto è anche soggettivo, no? Sì. Corretta alimentazione, è vero? Silvia Marconi è ritornata qui a Due Buongiorno. Chiacchiere in cucina, è ritornata ad essere un'abitudine, diciamo così. Piacevole l'abitudine. Allora, ho sentito parlare della fantomatica esistenza di un centro di sazietà. Adesso due secondi di silenzio perché ognuno di noi spera sempre di trovarlo, però è un qualcosa di reale. È qualcosa di reale che esiste dentro di noi. Ok, perfetto. E come scovarlo? Allora, il controllo della sensazione di sazietà o di fame in realtà è una serie di processi molto complessi ed articolati tra di loro, che richiedono sia la funzione, il funzionamento di una parte del nostro sistema nervoso centrale, cioè del nostro cervello, collegato anche con la periferia, dalla quale provengono tutti i segnali. Per periferia intendo lo stomaco, il fegato, la circolazione, lo stesso circolo sanguigno. Coinvolti nel processo digestivo, ma anche il nostro tessuto adiposo, i nostri depositi adiposi possono influenzare questo centro della sazietà. Quindi è qualcosa di molto articolato. Così, per fare un'idea, per semplificare un po', per così dare qualche spunto per spiegare come funziona, noi pensiamo al centro del nostro cervello c'è una regione, una porzione che si chiama ipotalamo. L'ipotalamo è quella parte di cervello che controlla il battito cardiaco, ad esempio la circolazione, la pressione, la regolazione della nostra temperatura corporea, agendo senza il nostro controllo, e che è responsabile anche del controllo delle sensazioni di fame o di sazietà. In particolare all'interno di questa struttura c'è un gruppo di neuroni che sono organizzati in quello che si chiama nucleo arcuato. E ci sono una popolazione di neuroni che si attivano e ci fanno sentire sazi, e un'altra popolazione invece di neuroni che si attivano e ci fanno percepire la fame. Si attivano quando arrivano gli stimoli dalla periferia. Certo. Ad esempio, quando abbiamo lo stomaco che brontola, quindi abbiamo fame, il nostro stomaco rilascia una molecola che si chiama grelina, che viaggia e arriva fino all'ipotalamo e che quindi va ad attivare i neuroni della fame. Okay. E spegne quelli, certo, della sazietà. Oppure anche il nostro tessuto adiposo, dicevo prima, può regolare la sensazione di fame o sazietà. In particolare, il tessuto adiposo rilascia una molecola che si chiama leptina. Anche questa, tramite il circolo ematico, raggiunge l'ipotalamo e va ad attivare i neuroni della sazietà, sì, perché più è abbondante il nostro deposito di tessuto adiposo, meno c'è bisogno di mangiare, quindi si attiva il centro della sazietà. E invece si spengono i neuroni della fame. Quindi questi sono solo alcuni esempi. In realtà è molto più complesso di così, perché persone in sovrappeso negli anni risultano meno sensibili, ad esempio, all'ormone leptina. Poi
anche il livello di insulina, la glicemia, certo, influiscono sull'attivazione di questo centro. Praticamente vanno un attimo a viziare quello che è la comunicazione tra i vari... Esatto, tra periferia, e centro. E centro. Poi il centro della sazietà si trova anche vicino ad un'altra area, che è un'area molto antica nell'evoluzione dell'essere, sì, umano, che è l'area dei sistemi di ricompensa, una parte che controlla le emozioni. Okay. E i neuroni sono tutti intrecciati tra di loro, quindi anche il senso di fame e sazietà può essere influenzato dalla componente emotiva o da sistemi di ricerca di qualcosa che ci dia piacere o ricompensa. Quindi saremo noi provvisti, diciamo così, di questo centro di sazietà, sta a capire qual è il procedimento che si è un attimo inceppato. Che è sempre più complesso e ci sono tanti studi in corso. Ecco, questa è la cosa buona, sì, perché effettivamente si va verso un'evoluzione, una conoscenza sempre più approfondita. Sì. Grazie Silvia, grazie Silvia Marconi. Noi torniamo in cucina, ovviamente. Io sono tornato nella mia postazione, onde evitare di fare ancora dei danni, però voglio dire, sei stato bravissimo. È arrivato il momento di sfornare il nostro pane. Eccola. Ma continua a ridere questo qua. No, mi viene da ridere, veramente sembra il momento documentaristico, però effettivamente guarda che bello. Farina integrale, ho aggiunto della maggiorana o dell'origano, quello che più amate, a metà cottura quando l'ho girato, un pochino di olio extravergine di oliva ce l'avevo messo e basta, un po' di sale, guarda adesso... Quindi 5 sarà minuti 100.000 gradi, però andiamo a provare a tagliarlo così rimane croccante, vedete anche. Quindi 5 minuti da un lato, 5 minuti dall'altro lato, ovviamente quando lo girate mettete la spezia che preferite. Andiamo a posizionare il nostro pane, molto veloce. Certo. Se abbiamo voglia insomma di accompagnare una salsa, come in questo caso è questa crema di noci, abbiamo la possibilità di preparare questo pane, vedete che ha fatto anche le bollicine, sinonimo anche di croccantezza. Andiamo a mettere il nostro pane qui sopra, lo disponiamo, poi andiamo ad avvicinare, aspetta che questo scotta, io mi dimentico sempre, sì, magari lo tolgo con una presina in mano. Meglio, donde evitare urla poi. Allora, il nostro pane... La nostra crema di noci, per far capire che è una crema di noci ai commensali ci andiamo a mettere anche delle noci. E io che vi posso dire? Che bello, come pausa, ma anche come spuntino pomeridiano, come antipasto, può essere veramente una bellissima idea. Adesso invece abbiamo bisogno di un suggerimento per quanto riguarda l'abbinamento col vino, quindi la parola va sempre in sommelier di Ais Veneto. Con piacere ritorno con Elena Cantarello, ben ritrovata. Grazie Serena. A fare l'abbinamento vini al mio piatto, che è una crema di noci, sarebbe un hummus di noci accompagnato da un pane azimo, quindi un pane non lievitato e abbastanza insipido, neutro diciamo. Sì, direi che è un buon antipasto effettivamente. Qui abbiamo un piatto con una buona tendenza dolce dominante, ecco, quindi ho giocato per contrapposizione di sensazioni con un vino che avesse buona acidità, sapidità, ma anche un po' di effervescenza, quindi andiamo con una bollicina. Questa è l'azienda Montelvini, produce un Asolo Prosecco Superiore di OCG, annata 2021. L'azienda Montelvini ha i suoi terreni sia nella zona di Asolo che anche nella zona del Montello, che sono due importanti parti enologiche del Veneto. In questo caso parliamo di un metodo Charmat, quindi viene ottenuto con la fermentazione in autoclave. Si può dire uno spumante da mosto, perché in questo caso non è la seconda fermentazione ad essere fatta in autoclave, ma direttamente la prima, quindi dal mosto originario. Questa è una particella ed è il primo cru del Prosecco Superiore, che si chiama Fontana Masorin ed è a 333 metri di altitudine. Ecco perché il nome, la sigla in etichetta. Esaminiamolo. Allora, questa bollicina abbastanza persistente, abbiamo visto, ha sviluppato una bella spuma, poi questo giallo verdolino tenue, che è giusto diciamo per la tipologia di vino. Al naso sprigiona dei sentori di glicine, di fiori di acacia, c'è sempre la mela, la pera Williams, che sono i marcatori fondamentali di questo vitigno.
bel sorso pulito, senti questa bella mineralità che rimane sul fondo. Ovviamente, secondo me, anche essendoci un po' di limone nella preparazione, l'abbiamo equilibrato bene. Benissimo, e comunque trovate questo vino sulla Guida Vinezia e cin cin, torno più tardi, eh? Cin. Seconda ricetta, siamo tornati ovviamente in cucina qui a Due Chiacchiere con la nostra Chef Morandi, Serena Codognola pronta per la sua seconda preparazione. Allora, Sere, dopo... Ho fatto la gallina e non l'uovo. La gallina che è una caraffa, non vi preoccupate. Allora, andiamo, siamo pronti pronti per queste lasagne al forno con cavolo nero e curry. Allora, ci serviranno 250 g di sfoglia per lasagne, 300 g di cavolo nero, 100 g di anacardi, 1 litro di latte, 100 g di burro, 100 g di farina, 2 cucchiai di curry e sale, pepe, olio extravergine di oliva, proprio la, il prestigioso terno, diciamo così, no? Immancabile. Non manca mai. E comunque lo scriviamo sempre anche nei dolci, no? Scherzo. Come refuso, no? Sto scherzando. Però chiaramente è sempre quella cosa, il sale, il pepe e l'olio, che vanno anche un po' dosati a gusto personale. Partiamo versando direttamente dalla fonte questo latte di gallina. La gallina non fa il latte. Beh, insomma, dovrà allattare i pulcini. Ma no? Non ha latte i pulcini, gallina, va bene. Tutto questo, cari questa bambini. Questa gallina che ha mangiato troppo. Fa un po' impressione, no, versare dalla bocca della gallina il latte. È molto carina invece quella però calafa. È molto scenico e soprattutto lo farò anche a casa quando dovrò preparare un catering per 100 persone. È molto veloce anche, direi, come metodo. Allora, mettiamo qui la gallina. La gallina viene di notte, sì, no, con le scarpe tutte cosa c'entra? Non c'ha le scarpe la gallina, non ha latta e non ha le scarpe. Quindi vorresti dire che la Befana è una gallina. Il cappello alla romana, viva viva la gallina. La famosa gallina Befana, va bene. Guarda, adesso io avevo colto un mazzo di erbe per te, di cavolo nero. Che buono, che cavolo nero. Cavolo nero è buono. Va bene, sì. Quindi ti ho fatto un regalo per la tua salute. Grazie. Perché ti lobbo. Grazie, grazie mille. Perché sono molto moderna, anche uso questo termine. Sì, no, immagino. Sì. Quindi, prima che Leonardo Feltrin, in arte Angela Leonardo, parta con le sue informazioni, facciamo bollire abbondante acqua salata per sbollentare il cavolo nero. Facciamo bollire il latte, sì. E poi prendiamo un pentolino. Leo, tu mi avevi sciolto da qualche parte il burro? È già nel microonde. Ecco, quindi non l'avete visto in sovraimpressione, mancava. E prendiamo il burro sciolto in microonde, eccolo qua. Eccolo qua. Comunque, per chi non abitasse nel mondo civilizzato e non sa come è fatto il burro, magari dopo lo facciamo vedere, insomma è abbastanza... Vabbè, si conosce un po' il burro, comunque il burro fuso. Burro fuso che avevo fatto anche una gentilezza, vedi? Che vado a scaldare insieme, guarda, facciamo un po' un giro di pentole. Sembra il gioco delle tre carte ogni volta. Allora, facciamo così, qua facciamo così, acqua, latte, burro. Dove qua facciamo così... mentre Leo parla, voi seguitemi. Va bene, io volevo parlare con voi invece un po' di anacardi, perché sì, sono buonissimi, piacciono tanto come per quando si prende un aperitivo, anche come fine cena, molto spesso, insomma, uno stuzzichino ci sta, però poco si sa di questi anacardi. Innanzitutto vuol dire, sai da dove deriva il nome? Mentre butti il cavolo nero tagliato a tocchettini dentro l'acqua bollente. Anacardi? Da cardia, dal greco cardia, che vuol dire cuore. E in realtà noi mangiamo il seme dell'anacardo, che è appunto quello che vedete, però le persone che producono, cioè nel territorio dove si produce l'anacardo, in realtà che è in Brasile, si mangia anche il falso frutto, anzi preferiscono il falso frutto. Praticamente il falso frutto si chiama mela di anacardio ed è un misto tra il mango e il pompelmo, come immagine, ovviamente non come composizione. Sì? Curry. Allora, besciamella classica, sì. Stiamo facendo una besciamella.
Quindi andiamo a fare con il burro fuso e la farina il roux che poi andiamo a incorporare nel latte caldo. Invece di aromatizzarla con la noce moscata come faremo di solito, per contrastare il gusto bello, deciso e forte del cavolo nero, sì, andiamo a mettere il curry. Sai che sembra un po' un, come si chiama, i radiodrammi, no? Queste cose, questi romanzi, questo... Era letture. Là in fondo, deciso e forte. Sì, no, non il importa. Cavolo nero, sì. Aspettava a cavallo, curry, magari a cavallo. Era a cavallo. Aspettava, no? Il curry. Sì. Ok, curry, cavallo, curry. Comunque, da questa mela di anacardio, che si chiama così, si può estrarre anche il succo, però viene bevuto leggermente fermentato, quindi estraggono il succo e poi viene fatto fermentare. Comunque il frutto, la mela di anacardio, si contrappone alla mandorla di anacardio, che è quella che mangiamo noi, che è proprio... Allora, signor anacardio, spengo il fuoco del cavolo nero, sì, non il fuoco dell'amore, ma il fuoco del cavolo nero. Scaldo la padella, ci metto un filo d'olio, vado a scolare il mio cavolo nero, che praticamente lo vado a spadellare, che sarà il condimento delle mie lasagne. Nel frattempo, adesso il burro inizia a chiarificarsi, sì, quindi a dividersi. Ci vado ad inserire la mia farina. Qui andiamo avanti con il cavolo nero. Salé! Olé! E pepe! Guarda, un po' lo metto anche qua. E pepe! E poi io vado avanti, seguitemi, sì, certo, seguitemi. Alla quarta lezione di flamenco. Siamo un po' così oggi, Beh, d'altra parte, voglio dire, stiamo parlando di anacardi, quindi Brasile. No, c'è un'altra cosa molto interessante. Perché costa così tanto l'anacardo? Appunto, perché costa così tanto l'anacardo? Costa così tanto perché la lavorazione, la trasformazione dalla materia prima al prodotto finale sulle vostre tavole è veramente lunga. Perché intorno al seme c'è sia una resina fenolica che deve essere tolta perché viene usata come insetticida, sia un acido anacardico che è una sostanza irritante. Quindi per togliere queste due sostanze viene prima sottoposto a un calore alto per eliminare appunto queste tossine. Poi vengono tostati, vengono sgusciati e vengono nuovamente scottati. Quindi il procedimento di trasformazione è veramente lungo e costoso. E infatti e qui abbiamo gli anacardi già un po' già tostati e un po' salati. Poi voi potete scegliere anche quelli al naturale. Quindi ce li prepariamo qui. Abbiamo la nostra pasta sfoglia, adesso andiamo a rimescolare di nuovo le pentole, non sto scherzando. Ci prepariamo la nostra pirofila, accendiamo il forno a sì, arrivo, 180 arrivo. Gradi. Arrivo, che mi rendo utile. Arrivo, è già acceso comunque. Cioè, guarda, fai una cosa, sì, ti va di aprire la ma pasta certo, sfoglia? Ma certo, credo che prenderò una forbice in questo caso e andrò a ad aprire. Ma... tu che sei, allora sei in radio tutte le mattine, sì, sei un presentatore e hai anche un passato o attualmente fai l'attore? Qualcosa, sì sì, ho mantenuto, insomma il, diciamo più performer. Performer, sì. Infatti lui, cioè giustamente, quando è che ha tempo di venire in cucina? Sempre, con te sempre, non ti preoccupare, non ti lascerò mai sola, continua il radiodramma in questo momento. Allora, adesso il latte sta iniziando a levare il boio, come dice Melona. Questo è il roux, no? Sì, sì, adesso andiamo ad incorporarlo qua dentro. Perfetto. Piano piano, se mi passi una frusta, sì, e solo per usarla... Questa piccola, un po' più grande? Sì, scusa, perdonami, un leccapentole, è colpa mia. Ok, questo qui è troppo grande? Grazie, grazie. Adesso inizia a bollire, andiamo ad incorporare. Ma sì, io ne rubo uno. Ci siamo? Forza, sì, su. Andiamo ad incorporare. Come sono gli anacardi? Guarda, se hai voglia, gli anacardi li puoi anche dividere a metà. O tipo, metà per me, metà... No. Li vado a spezzettare. Allora... Tanto l'anacardio, perché il singolare è anacardio, viene considerato anche un grande antidepressivo, proprio per tutte le proprietà, il gusto, tutto quanto, anche queste... Dimmi, cosa cerchi qui? Un piccolo tagliere. È sempre sotto nel cassetto di prima. Vabbè, insomma, si sa che in cucina ci vogliono 10 anni per imparare. Allora, andiamo a dividere.
Allora, vedete che la besciamella rapprende abbastanza velocemente, quindi dipende. Allora, noi adesso andiamo ad utilizzare la sfoglia, non la cuociamo, non la sbollentiamo. Nel caso in cui avessimo voluto sbollentarla, avevamo già qui l'acqua salata pronta per sbollentare la sfoglia. Quindi cosa vuol dire? Che andremo ad idratarla con l'umidità della besciamella. Quindi terremo la besciamella, mi fai un po' paura, un pochino più lenta, sì. Cioè un pochino più morbida. Allora adesso tu ti sposti di qua con i tuoi anacardi. Sì. Io mi metto di qua ad assemblare la nostra lasagna. Tutto chiaro? Tutto fino chiaro, adesso? Sì, tutto chiaro, sì. Se avessi voluto far raffreddare la besciamella, sì. Cosa avrei dovuto fare? Lasciarla lì. Lasciarla lì? No. Cioè così? Senza così? No, con la pellicola contatto. Benissimo, benissimo. Con la contactless pellicola. No, contactless no, con la contact pellicola. Sì, perché... mi tagli per favore un pezzettino di... Mi passi la forbice, facciamo le cose... Anzi no, facciamo così. Sì, facciamo guarda, così. Un pezzettino. Andiamo a completare per bene, no? Certo. Ok, andiamo a mettere un pochino di cavolo nero e poi metteremo ancora un pochino di besciamel e metterei anche già degli anacardi per la croccantezza. Te li avvicino così li hai, eccoli qua. Ma se vuoi metterli anche tu. Così? Sì, perché poi sopra per la decorazione li metteremo interi. Perfetto, allora andiamo a mettere, vado già con gli anacardi. Poi dipende insomma quanti strati decidete anche di fare, perché il gusto dell'anacardo, l'anacardio è molto presente, insomma. È molto... Ora facciamo uno strato solo di besciamel. Ah sì? Sì, a me piace alternare così, anche quando lo faccio con ragù, faccio un strato di ragù con pochissima besciamel, sì? Poi uno strato solo di besciamel. Ok. Che poi va a dare l'umidità, perché ho appena spiegato che stiamo lavorando con una pasta che non è cotta, quindi assorbirà un pochino l'umidità. Cioè noi quando andiamo a sbollentarla cosa accade? Sì che si cuoce, ma assorbe un pochino di acqua. Certo. Adesso mettiamo un po' di besciamel, tu metti gli anacardi e io metto il cavolo nero. Che lavorone di squadra. Ecco qua, guarda che meraviglia. Poi il cavolo nero dà anche una bella colorazione. E andiamo avanti così fino a che siamo arrivati alla fine. Quindi non preoccupatevi, questo lo teniamo come promemoria, ci scriviamo sopra i nostri dati, lo usiamo come biglietto da visita. Quindi senti una cosa, invece la cottura di questa lasagna. Allora, questa lasagna va cotta 20 minuti nel forno perché appunto la nostra pasta si deve cuocere. Abbondiamo pure con la besciamel, con questa crema al curry, perché comunque, ripeto un'altra volta, la sfoglia assorbirà l'umidità. Allora abbiamo detto sui 200 gradi per 20 minuti. Sì. E quindi poi dopodiché ovviamente sarà pronta. Gli dai un po' di grill alla fine? Sì, se volete. Comunque ricorda che qui non c'è il formaggio, quindi è anche un po' superfluo. Perfetto, allora noi andiamo in forno con la lasagna, col curry e il cavolo nero. Vi lasciamo a pochissima pubblicità e dopo vedremo insomma il piatto finito. Benvenuti e bentornati a Due Chiacchiere in Cucina. Sono qui, Scemorandi, in cucina abbiamo Leonardo Feltrin. Leonardo Feltrin, allora? Che buone le nostre lasagne, quanto sono buone! Allora, abbiamo provato a fare questo scambio, ma direi che tu stai bene nella tua posizione e anch'io nella mia. Mentre mi tirano le cose da mangiare. Allora, queste in realtà noi avevamo già preparate perché dovrebbero cuocere 20 minuti a 200 gradi, quindi questo era un po' l'effetto bellissimo. Questo è il risultato, sì. Abbiamo preparato una lasagna al forno con la nostra pasta sfoglia, sì. Con una besciamella aromatizzata al curry,
cavolo nero e anacardi. Ma io volevo chiederti una cosa, perché tu prepari spesso anche una besciamella vegana praticamente? Sì, c'è una versione anche per vegana. O intolleranti sì, al latte, certo, infatti anche il discorso del lattosio. Vi consiglio di utilizzare la bevanda di soia o la bevanda alla mandorla e di andare ad utilizzare un 5% di maizena, cioè su un litro di bevanda un 50 grammi di maizena. L'unica cosa è che dovete mettere a bollire 950 ml di bevanda alla soia, sì, e mescolare gli altri 50 ml a freddo la maizena. L'andate a stemperare. Sì. Nel momento in cui la bevanda arriva a bollore, andate ad inserire la vostra maizena stemperata, mescolate bene e vedrete che addenserà. La potete aromatizzare con il curry, con il sale, con il pepe, con la noce moscata. Sì, grazie, grazie. Allora, grazie alla nostra inviata che ci ha dato tutta la cronaca di quello che succedeva. Noi andiamo dai nostri sommelier, o meglio tu vai dal nostro sommelier per sapere qual è l'abbinamento col vino e poi ci ritroviamo per salutarci anche in questa allora chiusura vado di puntata. Vai, corri proprio, corri, vai, vai. Allora, come ti avevo promesso, io ritorno con una seconda ricetta, Elena, un po' particolare, perché è una lasagna al forno, base classica, sfoglia, besciamel, però aromatizzata al curry e con il cavolo nero e gli anacardi, quindi un contrasto. Che danno una bella aromaticità al piatto. Sì. Ovviamente qui, cara Serena, c'è sia la tendenza dolce, ma c'è anche una bella botta di grassezza data dalla besciamella, sì, no? Quindi è necessario un vino strutturato che abbia buona acidità e buona sapidità. Quindi vogliamo nella zona del Soave, zona bellissima. Questa è la tenuta Corte Giacobbe, questo è un Soave Roncà Monte Calvarina, annata 2021. Dai primi 3 ettari vitati acquistati proprio da Augusto Dal Cero, della famiglia Dal Cero, oggi passiamo a 40 ettari vitati con 300.000 bottiglie prodotte. È una realtà solida del Veneto enoico, parliamo di una realtà che interpreta in maniera moderna un territorio antichissimo quale è la zona del Soave. Ed è una zona bellissima soprattutto perché ospita un vitigno autoctono molto importante che è la Garganega, che è una uva rustica con una maturazione tardiva che si presta bene a produrre anche vini da lungo invecchiamento. In questo caso appunto abbiamo questo colore giallo paglierino tenue, anche qui abbiamo una bellissima brillantezza in questo vino. Tra l'altro è inserito nella nostra guida Vinezia, che è consultabile dal sito www.iceveneto.it. Come vediamo, ecco questo colore bello luminoso. Al naso ci sono delle note minerali che sono estremamente distintive di questa zona, perché il Monte Calvarina è di origine vulcanica, quindi si sente questa mineralità. Sì, sì. E questo sorso lunghissimo, con questa bella acidità che non è mai invadente, è davvero un gran bel vino di struttura che si accompagna bene con il cavolo nero nella zona. Sì, poi in un abbinamento vini, in una cena che potrai fare a casa di un ospite, c'è cioè un vino con delle particolarità, con un piatto con delle altre particolarità, è un matrimonio perfetto. È davvero meraviglioso. Cin! Cin! Senti, ma non era nella nostra accordi che dovessi anche pulire. È vero che prima ho detto che sei un attore, ma mi sembra che sei entrato un po' troppo nel personaggio. No, perché bisogna avere tutte le sfumature del personaggio. Allora torna qui, Lea, guarda, ti faccio spazio. Grazie. Stai qui con me, facciamo un piccolo recap, un piccolo riassunto. Sì. Riassumiamo, via. Una crema di noci con la base come l'hummus, no? Sì. In principio fu l'hummus, con la tahina, le noci, il cumino, un po' di succo di limone e a fianco, per bello puciare, sì, abbiamo fatto il pane azzimo, quindi caratterizzato però dalla farina integrale in questo caso, quindi una naturale dolcezza, l'abbiamo salato sopra, facile, senza lievito, quindi va bene anche per chi ha problemi di lievitazione. Sì. No, sto scherzando. Poi abbiamo una lasagna al forno, sì, che ampiamente buona, abbiamo buona, spiegato, buona. Abbiamo fatto una besciamel
con un roux di farina e burro e poi abbiamo aggiunto il roux al latte caldo e l'abbiamo aromatizzato al curry, che va a contrastare questo gusto forte del cavolo nero con un anacardo che dà il crunch. Buono. Adesso sì. Basta, non parlo più. No, no, ma tra l'altro voglio dire, il curry con l'anacardo si sposa molto bene perché hanno due poi, punto di cioè, sapore molto era la mia forte. Preferita. Cosa? Perché lo era? Curry. Ah. Nel no. Sex and the City. Va bene, sì, ok. Allora, salutiamo anche tutte le sono altre un po', tre. Ho i capelli così, sì. Bassina. Potrei, sì, attento sì. Che a volte... Possiamo fare two curry. Attento che c'era qualcuno che invece che Curry Braccio la chiamavano Curry Braccio. Però per il resto potrebbe essere, vi diamo l'appuntamento. Tu potresti essere Mr. Big allora. Certo. Va bene, vi diamo l'appuntamento a domani, sempre con Leonardo Feltrin e chi lo sa, Cemorandi a meno ci sarai. Che non venga scritturata per l'ultima serie di Sex and the City. No, quindi sicuramente lei sarà qui con noi, quindi a domani, mi raccomando, seguiteci sempre, ovunque, social, TV e via dicendo, YouTube. Ciao a tutti, saluta Cemorandi. Bravo. Ciao. Thank you.